Carissima Monica Cavaliere Lanzilao, benvenuta a Videotop, come stai? Benissimo, grazie. Allora Monica, ti ho contattata semplicemente perché volevo approfondire un argomento che mi interessa, gli adolescenti. Cosa ne pensi? Sono il mio pane. Io il tuo vivo pane quotidiano? Il mio pane quotidiano, nel senso che mi occupo di loro, e lavoro con loro, vivo con loro, nel senso che insegno a scuola, ma sono anche terapeuta, sono pedagogista clinico e li vedo anche occasionalmente fuori della scuola. Quindi io sto osservando, ho un occhio diciamo particolare perché li vedo quotidianamente, osservo i loro comportamenti. Secondo te quali sono i problemi degli adolescenti di oggi? Adolescenti però diamo anche un'età. Allora io vedo maggiormente le persone che sono in età scolare, quindi al liceo o comunque ragazzi che vanno dai 15 ai 18-19 anni, questa è l'età che io vedo di più. E i ragazzi oggi sono molto isolati, ma non perché c'è la DAD o purtroppo perché c'è il Covid, perché si sentono sostanzialmente tagliati fuori dalla comunità. Perché, perché Monica? Non riescono loro ad essere comunità. Quello che è la differenza sostanziale è che noi da piccoli eravamo sguinzagliati in giro per le città e facevamo subito gruppo. Eravamo subito, dal punto di vista identitario, fortemente aggregati. Invece loro hanno una scarsa immagine di sé, sono molto omologati e nell'omologazione non riescono a riconoscersi più di tanto. Quindi non è una sorta di perdita di identità personale? Per me... identificarsi in qualcosa, sì. Di quale tipo? Beh, loro hanno dei modelli troppo alti e quindi non riescono a raggiungere i modelli estetici che vengono propinati dai mass media. E anche perché molto spesso sappiamo quanto i mass media siano in grado di manipolare la propria immagine, non sempre autentica. Quindi in questa immagine veicolata, manipolata, alterata, edulcorata, loro praticamente non si rendono conto di quanto ci sia di lontananza tra quello che è l'essere vero e autentico e quello che è l'immagine di loro, dell'essere. Quindi questo crea una sofferenza secondo te anche a livello psicologico? Molto forte. Io trovo che cerchino sempre di parlare alla fine di loro stessi e sembra che non siano molto ascoltati, ma però poi tutti dicono l'inverso. Io parlo anche con genitori che dicono no, a casa mia si parla sempre, oppure mio figlio non è vero che sta al telefonino, negano sostanzialmente un'evidenza che si manifesta poi in un disagio collettivo. Senti, il fatto di comunicare poco in famiglia, cioè dipende da loro perché tengono una distanza chiaramente con i genitori o perché considerano i genitori in un certo modo? O forse c'è troppa distanza generazionale a volte? Io non credo che sia, anzi, forse ce n'è troppo poca. Molto spesso i genitori hanno una maturità inferiore dei figli e non sono cresciuti a tal punto da riuscire a dare delle risposte così forti e profonde che i ragazzi cercano. I ragazzi hanno bisogno di riferimenti. Sì, però dobbiamo anche considerare il fatto che i giovani di oggi si ribellano spesso ai genitori. Non hanno torto, perché i genitori chiedono cose che non danno. Ad esempio? Ad esempio, un comportamento che magari loro stessi non portano avanti. I ragazzi sono molto lucidi nell'analisi di noi adulti e giudicano molto, sono molto giudicanti e anche intransigenti, quindi molto spesso cadiamo nel giudizio che loro danno dell'adulto. Mi dà l'idea che i genitori non si siano resi conto di quanto sia importante la loro immagine, la loro figura e la loro parola. Non si gioca con le parole. Una volta erano fin troppo seri. Mi ricordo un tempo i genitori, per esempio i miei, dicevano una cosa, era lapidaria, la mantenevano. Adesso c'è una sorta di scarso impegno da parte un po' di tutti, sia nel dire che nel portare avanti gli accordi, i patti. È chiaro che se io non ho i margini, io procedo come desidero, ma in questo cammino posso anche deragliare. E però Monica, c'è da dire una cosa, che gli adolescenti sono molto sfuggenti
e soprattutto a volte non rispettano neanche gli indirizzi dei genitori. E quella è la difficoltà principale. Eh sì, non li rispettano perché non accettano, secondo me, di ricevere degli ordini da chi in realtà non per primo non è coerente. La coerenza è tutto nella persona. Senti Monica, parlando invece di queste frequenti violenze che assistiamo, che trasmettono i TG, sostanzialmente queste bande, queste gang che si ritrovano nelle piazze, poi succede di tutto, perché si arriva a una cosa di questo tipo? Il sentimento preponderante è la rabbia, per questo. C'è una latenza di rabbia molto forte che esplode ogni non nulla, per cui noi non riusciamo a tener conto che devono esprimere le loro idee, ma soprattutto devono avere gli strumenti per esprimerle. Quello che sto, diciamo, cercando di comunicare è che non abbiamo fatto un lavoro per aiutarli a formare, a strutturare una capacità espressiva così intensa da poter gestire anche le passioni più forti come la rabbia. Ecco, quanto contano, tu parlavi prima di media, a volte mi capita di svegliarmi di notte e di vedere dei programmi che sono veramente assurdi, programmi che trasmettono violenza. Probabilmente è una violenza che poi si radica all'interno di questi ragazzi. Eh certo. Non c'è più niente distruttivo, ma solo di distruttivo, mi sembra. Allora, io non generalizzerei così tanto, ci sono anche tante cose molto interessanti, però sicuramente non si tiene conto della ricaduta educativa che hanno certi messaggi che vengono normalmente veicolati, ma adesso senza andare tanto lontano, anche attraverso i giochi. Non si può mettere in mano a un ragazzo in fase evolutiva, quindi vuol dire che è materia che si sta generando, un gioco dove vince chi uccide di più, perché lo sto educando a diventare violento inevitabilmente. Quando ti capitano questi adolescenti che hanno delle latenze, delle carenze anche affettive, insomma, che hanno dei problemi a livello psicologico, quando li guardi, che cosa pensi? Io mi immedesimo molto. È anche normale che io entri così in mirroring, però è solo perché mi vesto del loro vestito o della loro pelle che riesco a capire e a sentire quello che sentono. E solo così posso avere un atteggiamento adeguato e, diciamo, anche molto ponderato e poco giudicante. Perché capisco il loro dolore, fondamentalmente è l'urlo del dolore quello che loro manifestano nell'aggressività, è qualcosa che hanno subito e noi ne siamo responsabili perché siamo noi la società che sta producendo questo malessere, quindi cerco di farmi carico di questa responsabilità e di entrare abbracciandoli. Adesso io sembra che dica delle stupidaggini, però proprio è nella condivisione e nell'ascolto e nel dare forza alla loro voce, nel senso che anche alla loro rabbia, anche alla loro rabbia, non aver paura della rabbia. Io come terapeuta non ho paura di affrontarli, non ho paura di sentirmi dire cose forti, mentre generalmente l'adulto ha paura di arrivare a confrontarsi con temi che non sa gestire. Ed è qui un po' la chiave di volta, tu puoi aiutarlo se non ti fai impaurire. Io molto spesso spingo a parlare, spingo, dico dai, vuoi ucciderti, ma davvero vuoi ucciderti? Ma quanto? Ma come lo faresti? Cioè io non ho paura di navigare con loro nella loro paura, capisci? Nel loro dolore, perché secondo me è solo standogli vicino che li abbracci e li porti fuori. Ma questa carenza di affetto che sembra dilagare, no? È chiaro che poi ci sono un sacco di problemi nella vita, parliamo anche di casi positivi, ci sono ovviamente giovani che ricevono affetto, l'affetto giusto, la giusta direzione e soprattutto la pacca sulla spalla dei genitori. Forse sono quelli che saranno destinati a dirigere il gruppo, cioè a tendere la mano a quelli che non ce la fanno. Come sarà la società del futuro con queste generazioni, con queste nuove generazioni, secondo te? Per me sarà molto spaccata,
Non ci sarà una grande via di mezzo. Avremo quelli che si perdono lungo il cammino e quelli che non solo ce la fanno, ma ce la fanno molto bene, perché avranno la capacità di vincere anche i nostri stessi fallimenti. Se ci fosse qualcuno che volesse mettersi in contatto con te, come lo può fare? Come ti può trovare per avere qualche consiglio? Io sono disponibile, sono reperibile anche attraverso Facebook, ho una pagina. La pagina Facebook è Studio Pedagogista Clinico Cavaliere. Ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, buona continuazione e come dico sempre ci vediamo alla prossima sempre su queste frequenze. Ciao. Ciao.